Il campionato di Serie B è bello per questo motivo, l'Entella è partita molto forte, ha una squadra collaudata, già giocano insieme già da alcuni anni e quindi può essere anche la sorpresa del campionato, perché no? Noi stiamo facendo anche bene, quindi sarà una bella partita. Pescara l'hanno definito cinico e spietato, sono due aggettivi che bastano al presidente Sebastiani o vorrebbe anche divertente a fianco? Ma divertente, poi alla fine ci si diverte sempre quando si vince, che quando si perde non ci si diverte mai, quindi se deve essere cinico e spietato e vincere va bene così. All'infortunio di Marco Tumminello, che sarà fuori per tanto tempo, oggi l'operazione è andata bene, questo costringerà il Pescara a tornare nel caso sul mercato o il Pescara pensa di avere già una rosa adatta a terminare il campionato così? Ma a me dispiace molto intanto per Marco, perché questo ragazzo è veramente sfortunato. 2 anni fa aveva iniziato molto bene a Crotone e si è rotto il crociato. Quest'anno ha cominciato molto bene a Pescara e si è rotto l'altro, quindi probabilmente quando tornerà lo porterò da qualche parte a farlo benedire questo ragazzo. Però noi non dobbiamo tornare assolutamente sul mercato, perché abbiamo 3 attaccanti, abbiamo Brunori, Maniero e Borrelli, e anzi... Dispiace per quello che è successo, ma magari troveranno più spazio anche gli altri. Ecco, a proposito, quindi Borrelli è molto probabile che possa dalla primavera essere aggregato molto più spesso alla prima squadra. Ma Borrelli era in partenza già aggregato alla prima squadra. È chiaro che nel momento in cui ci sono 3 attaccanti, se il mister gioca con una punta sola, Borrelli va a dare una mano alla primavera, e si è visto anche nella partita con l'Inter che valore ha questo ragazzo. Io sono felicissimo se viene in prima squadra, perché è un prodotto del nostro vivaio, è un ragazzo molto forte e noi ci puntiamo molto.